E sono queste le slot machine che sono state prese di mira questa notte dai malviventi che si sono introdotti all'interno del bar di piazza. Sono state danneggiate probabilmente con un piccone che è stato ritrovato all'interno di questo bar ed è stato ovviamente sequestrato dalla polizia e è stato portato via il loro contenuto, monete e anche ovviamente il cambiamonete che c'era qui proprio per facilitare il gioco con le slot machine. Sono arrivato qui alle 5:20 e ho trovato il bar aperto, tant'è vero che pensavo che la mia socia fosse arrivata prima di me, invece con l'allarme attivato, ho disattivato l'allarme, ho visto che c'era il filo in terra, ho aperto, c'era tutte le macchine, le slot, come si dice, aperte, e più hanno portato via il cambio monete che era pieno di soldi. Ma come hanno fatto a entrare, l'avete capito? Hanno bucato con il trapano lì la serratura, hanno forzato con un piccone la porta questa, perché poi dopo il piccone è rimasto qui in terra, che la polizia l'ha preso, l'ha portato via. Come... Avevate avvertito un problema di sicurezza in questa zona? Molte volte, però tanto penso che non è solo questa zona, è in tutta Arezzo, in tutta Italia è diventata una cosa così. L'ho detto prima, per far bene bisognerebbe aspettarli con un fucile dentro, però questo è un altro discorso che... Vabbè. Amareggiato stava? Sì, perché tra l'altro non sono abituato, è la prima volta, cioè, avevano provato un'altra volta a forzare, però non c'erano riusciti. Visto, quando entrano nella tua, diciamo, non voglio dire intimità, però insomma, nelle tue cose e tutto quanto, un po' dispiace, sei amareggiato. La fortuna ha voluto anche che stranamente avevamo lasciato l'incasso, non succede mai, ieri sera proprio era successo che si è lasciato il borsello dell'incasso, per fortuna è rimasto lì, non l'hanno toccato, c'era anche qualche soldino, quindi per quello una cosa è andata bene, pazienza.